Abbiamo detto che ufficialmente le vacanze degli italiani sono finite, no? Perché è iniziato a fare freddo, quindi adesso entriamo, siamo ormai quasi a ottobre. Però è importante parlare di turismo perché oggi è la 41esima giornata mondiale del turismo. L'occasione per fare un po' il punto della situazione e capire com'è andata l'estate in Italia. Ma non solo, guardiamo anche al futuro. Facciamo tutto questo insieme alla dottoressa Isabella Perazzoli di Only for You, la community che aiuta i territori a creare identità turistica e a fare sistema. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno. Grazie di questa possibilità di parlare di turismo in questa giornata così importante. Grazie a lei, grazie per essere con noi. Allora, prima di venire naturalmente allo stato attuale del turismo, all'importanza di questa giornata mondiale, cerchiamo di capire com'è andata la stagione turistica estiva. Lo sappiamo già per certi versi, però insomma, se ci sono dei numeri che fanno rendere meglio, che rendono meglio l'idea. Sì, senz'altro. Dobbiamo dividere l'estate in due parti. C'è stata una prima parte che è inerente al mese di giugno, dove solitamente le famiglie con i bambini si spostavano, che ha visto un crollo di circa il 90% del turismo in Italia e in generale nel mondo. E invece la seconda parte dell'estate ha visto un crollo di circa il 65%, quindi è stata stimata una perdita di 460 miliardi rispetto agli anni precedenti e, per darvi un'idea, è 5 volte le entrate del settore. Insomma, numeri importanti. Eppure quello che è cambiato anche quest'estate è stata, diciamo così, la quantità di chilometri percorsi. Gli italiani sono rimasti vicini, hanno riscoperto magari i piccoli borghi, i piccoli paesi, ed è questa la tendenza che magari va approfondita. C'è da lavorare su questo? Assolutamente sì, anche l'Unione Mondiale del Turismo ha definito il 2020 come l'anno del turismo di prossimità e dello sviluppo rurale. Sicuramente questo ci deve far riflettere. In Italia gli italiani hanno viaggiato, si sono spostati, hanno avuto un approccio diverso al turismo, quindi si sono spostati in zone non prettamente turistiche, quindi non nelle città come Venezia, Firenze, Roma, dove solitamente avevamo tanti turisti, ma sono andati più sulla nostra dorsale appenninica, si sono spostati in agriturismi, hanno cercato quindi pace e tranquillità. Certo. Questo però ci deve far riflettere, perché comunque potremmo e dovremmo usare il turismo con un ruolo unico che ci possa aiutare a preservare e promuovere il patrimonio rurale e culturale del nostro paese. Ecco, Perazzoli, a proposito di questo, abbiamo guardato adesso al passato, alla situazione che insomma abbiamo vissuto con l'emergenza sanitaria, guardiamo al futuro. In parte lo stava già accennando proprio adesso, le strategie proprio per salvare il settore. Sì, le strategie devono essere proprio quelle di guidare il turista all'interno del nostro paese, generando nuovi posti di lavoro e nuove attività. Dobbiamo cercare di creare nuovi poli di attrazione in posti che non hanno ancora un'identità turistica, e quindi dobbiamo farli crescere, dobbiamo prendere il turista per mano e fargli conoscere l'intero paese Italia e non solo quello che è conosciuto in tutto il mondo. Ecco, per prendere per mano, mi viene in mente questo, no? Fare sistema, cioè aiutarsi, magari il piccolo borgo che ha un piccolo agriturismo, un piccolo B&B, magari le attività del luogo potrebbero darsi da fare per farsi conoscere. Fare rete, il maneggio che propone i corsi a quelli che vanno a soggiornare lì, può essere questa una chiave? Barbara, ha centrato completamente l'obiettivo. Pensa a te, anche nel mondo del turismo ho guarda delle idee geniali. No, questo è il nodo, il bandolo della matassa. Ognuno di noi è bravissimo a svolgere la propria attività, quindi gli agriturismi piuttosto che il maneggio da solo, ma non siamo attrattivi se non facciamo rete. Certo. Perché il turista straniero soprattutto viene in Italia e ha voglia di vedere tantissime cose, non si ferma solo in un paese, in una zona. Quindi
più riusciamo a trattenerlo su un territorio, più abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Questo è importante. Va detto che insomma ci sono tantissime realtà in Italia che già lo fanno questo, mi vengono in mente le tante pro loco, no? Che si spendono per il territorio proprio con l'obiettivo di creare rete tra le varie realtà anche dei piccoli borghi. Però insomma, se lo facessimo un po' di più, sicuramente questo affiancato degli aiuti economici che sono assolutamente necessari, forse riuscirebbe a salvare il settore. Grazie a Isabella Perazzoli di Only for You. A voi. Grazie a voi, buona giornata. Grazie.